Contagiati dal Covid ed asintomatici, riconosciuti però da segnali comparsi sulla pelle. La conferma arriva dal professor Mauro Alaibach, direttore della clinica dermatologica dell'Università di Padova. Lo ha intervistato Antonello Profita. È vero che una persona asintomatica ma positiva al Covid potrebbe essere riconosciuta da segnali che compaiono sulla pelle? Beh, nel periodo di massima diffusione dell'epidemia, noi abbiamo osservato adolescenti e giovani adulti che presentavano delle manifestazioni cutanee in corrispondenza delle estremità, delle mani e dei piedi, che ricordavano un po' i geloni. Si trattava di manifestazioni che tendevano ad autorisolversi. La cosa importante è che attraverso l'identificazione di queste manifestazioni cutanee, abbiamo in qualche modo identificato dei soggetti che avevano contratto l'infezione e che erano asintomatici a parte la cute. Dovremo ancora per un po' indossare mascherine e guanti. Qualcuno lamenta disturbi. Si tratta di allergie? Questa è essenzialmente un'eventualità abbastanza rara. In realtà quello che noi vediamo sono delle dermatiti irritative, molto spesso di grado lieve, che possono essere ben controllate con delle creme lenitive. Sta per arrivare la ritrovata libertà e l'estate alle porte. Esporci al sole ci farà bene? Il sole è salute, il sole fa bene. E gli effetti cumulativi positivi del sole sono nettamente superiori agli effetti negativi. Per cui se dovessi dare un messaggio molto sintetico direi tanto sole, compatibilmente con la nostra cute, quindi senza scottarsi, e rispettando le direttive della nostra regione. Dopo il primo Open Day